Wattai a tutti ciurmè, benvenuti a Giochirino in questo nuovissimo e a quanto mi sembra di aver capito ultimo episodio su Little Nightmares 2. Vi ricordo ragazzi che il sostegno con Elec è assolutamente fondamentale per queste serie. Mi rendo conto che gli ultimi episodi, ragazzi, se non sbaglio, non hanno raggiunto neanche il numero di like richiesto. Io pubblico lo stesso, però vi ricordo ragazzi che veramente potete dimostrarmi comunque un pochettino di sostegno anche già solo lasciando un mi piace, per cui per questo finale vediamo di riuscire a raggiungere ragazzi almeno i 100 like. So che ce la possiamo fare. Per voi è solo una questione di un secondo, ragazzi, se il video ovviamente vi è piaciuto. Premessa, mi rendo conto che non pubblico veramente da tanto tempo, se non sbaglio quasi un mese, ma sapete che sono sempre sincera con voi. Causa impegni, causa faccende, causa altri pensieri, causa anche mancanza di voglia, vi dirò appunto sinceramente ragazzi, non ho registrato appunto nulla fino ad ora. Però vi prometto che in qualche modo comunque ragazzi appunto le serie riusciranno a proseguire. Per cui l'ultima volta eravamo arrivati qui ragazzi insieme a Gino. Avevamo visto tra l'altro, se non sbaglio, che possiamo utilizzare le televisioni, ragazzi, o perlomeno forse è meglio a dire i televisori, per teletrasportarci da un televisore appunto all'altro. Per cui vediamo di procedere. Io non so sinceramente a cosa stiamo andando incontro, come al solito è sempre tutto un grandissimo punto interrogativo. Per cui ok, sono tutti ragazzi abbagliati dalla torre, dalla luce di quella torre, e manco il tempo di iniziare che subito succede qualcosa di così assolutamente raccapricciante, direi, ragazzi. Per cui ok, così abbiamo aperto, acceso la TV, vediamo di passarci attraverso. Oh! Ops, Gino, non era quello che dovevamo fare, Gino, a quanto pare. E dobbiamo fare in modo... Allora, no, c'è qualcosa... Ah, forse devo appendermi a quella finestra, devo cercare di raggiungere il davanzale di quella finestra, non lo so, probabile, suppongo io, mi è sembrato di vederlo... Di vederlo più chiaro rispetto al resto dell'ambiente. Quindi iniziamo sempre. Ah, porca miseria. Ecco, no, come non detto. Come non detto, c'è quella piattaforma, ragazzi, che ci impedisce. Che ci impedisce di aggrapparci. Per cui. Allora, qua ovviamente non ci arrivo. Allora, che cos'è che mi sta sfuggendo qua? Come al solito, ragazzi, riesco davvero appunto a... Ok. Ma allora a che serve, scusatemi? Oh! Adesso sì, adesso sì, adesso sì, adesso sì. La TV è rivolta verso la finestra. Ok, come al solito io vado così di fretta che manco mi accorgo delle cose che devo fare. Per cui adesso sì. Oh! Ecco fatto. Opla. Tieniti Gino. Bravo Gino. Qua c'è una leva, Gino. Che dici, la tiriamo? Oh cazzo. Oh. Direi che non è il caso, perlomeno per adesso. Forse c'è qualcosa che dovremmo bloccare. A quanto mi dice questa porta, mi sa proprio di sì, eh. Mi sa proprio di sì, per cui dovremmo essere un fulmine, mi sa, ragazzi. Oh, cazzo. Dovremmo essere un fulmine. Corri, 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 Gino, muoviti, Gino. Ok.
Ha preso la scossa, buon uomo. Spero per lei che sia davvero morto, perché non ha minima intenzione di farmi inseguire di nuovo. Ecco. Bel panico. Bel panico, come al solito, ragazzi. Come al solito. Allora, qua è tutto bloccato. Qua possiamo... Allora, questo ovviamente non serve una ceppa. È tutta rotta. Tutta rotta. È tutta rotta. Oh, cazzo. Devo prima attivare la TV? No, mi sa di no. Ah, ma c'è sta un mucchio di... Di rifiuti incastrati. Ok, non serviva quella TV? Va bene, meglio così. È ok per me, non ho alcun tipo di problema. Ovviamente ci serve questa. Questo pacco Amazon, ben legato così con una meravigliosa corda, ci serve appunto per tirare giù questa leva. Questa leva, abbassiamo questa leva. Ecco fatto. Tac. Me l'ha presa per il culo. Incastrato. Ma che serve? Andiamo giù? Ah no, andiamo su. Non so se è una buona cosa. Ok, di quanti piani mi portate su? Eccoci qua. Ecco perché avrei dovuto accenderla prima la TV. Ah, perfetto. Evidentemente, adesso che abbiamo liberato il passaggio dall'ascensore, dovremo poter fare qualcos'altro. Perché sennò tutto questo sarà stato veramente inutile. Meno male che c'era sta ammasso di spazzatura ad attutire la nostra caduta. Allora il punto è che qua non possiamo fare un cazzo. Che cosa mi sto a perdere? Perché ho fatto questo? Ecco, vedete, adesso la domanda sorge più che spontanea. Perché ho fatto ciò? Perché avrei mai fatto ciò? Perché dovrei richiamare l'ascensore? Perché, 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 perché? Non può non avere un senso logico. Se mi buttassi adesso, da qua, così a caso, a random. A quanto pare no! Perché lì c'è un buco al piano di sotto, ragazzi. Nel muro. Devo far partire l'ascensore e forse buttarmi in un preciso momento per poter andare al piano di mezzo, visto che al piano di mezzo non si ferma. Suppongo io, eh. C'è una qualche spiegazione logica. Deve pure avercela sta roba. Non credete? Per cui proviamo allora. Vediamo di essere rapidi. Ah, non ho acceso la TV dall'altra parte. L'animaccia sua. Lo devo rifare. Mi chiedo davvero, ragazzi, se questo sarà. Vedete, qui c'è un buco. Qui c'è un buco, ragazzi. Mi chiedo davvero se questo sarà l'ultimo episodio, perché se ogni volta ci impiego una vita per fare tutto. Ok, 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 ok. Adesso, 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 Gino. Mamma mia, Gino. Che lentezza. Gino, cazzo, c'ero, Gino. Oh, eccoci qua, per fortuna. Ok, ci siamo passati lo stesso. Bene. Per una volta non ho dovuto faticare troppo per trovare una soluzione. Bella bambolina. Davvero bella bambolina, ma mi fa schifo, quindi la butto via. Allora, ah, qui c'è un buco. Pensavo mi servisse per togliere qualche asse. Ok, è chiaro che qui ci prende la scossa. Per cui, allora, fin quando la TV resta accesa, la vecchia nonna inquietante, zio sano, rimane a guardare la TV. Ma io devo attirarla di qua, ma se io salto, arrivo al cesso? Ovviamente no. Ma un par de palle arrivo al cesso.
Ha proprio un grandissimo par de palle, per cui mi serve qualche altra cosa. Mi serve qualche altra cosa. Se io prendessi questo sgabello, lei se ne accorgerebbe? Direi proprio di sì. Devo farla muovere da là. Temo. Allora, questa cosa, ragazzi, è veramente raccapricciante. Io ripeto e risottolineo questo concetto perché è importante risottolineare certi concetti, assolutamente. E questa è una delle cose più raccapriccianti che io abbia mai visto in vita mia. Ragazzi, per cui... Cara nonna... Ah, ma si riavvicina! Si riavvicina alla TV. Pensavo rimanesse lontana, Katsus. Non posso essere così veloce, perché quello è lo sgabello che mi serve, me sa, regà, eh. Allora, ma se io mi nascondo, no? Ah, oh, porca miseria! Comunque, ok, mi viene a cercare, va bene, chiarissimo. Non posso essere così veloce, mentre quella mi insegue, prendere lo sgabello e poi riaccendere la TV. Ma come cazzo faccio, ragazzi? Come cazzo faccio? Vedete? Cioè, non posso essere così veloce. Vedete? Cioè... Se le sto troppo vicino, lei mi succhia comunque via l'anima. Ma poi proprio una vecchia la dovevano fare, no? Ovviamente, cioè, un aspetto inquietante di una vecchia, che voi mette? Ok, 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 ci sono riuscita. Miracolo, miracolo divino, miracolo divino. Si tratta soltanto di tempismo. Un pochino di tempismo. Bravo Gino. Bravissimo Gino. Hai trovato la soluzione ad ogni nostro problema. Oh cazzo. Voi siete matti. Ma voi siete pazzi. State guardando l'isola dei famosi. Ovviamente devono essere sempre, ragazzi, figure, ripetiamo, che si muovono in maniera scattosa. Mi pare ovvio, non poteva essere altro. Potevano essere soggetti normali secondo noi. Ovviamente no. Logico. Ok, allora qua non si aggrappa manco per il cacchio. Gli devo fare sto carrello. Lo devo buttare di sotto. Ok, lo posso spingere, ovviamente. Mi sarebbe sembrato strano il contrario. Cioè, ha delle ruote. Ha delle ruote. È ovvio che si possa spingere, no? Per cui, allora Gino, forza Gino. Ovviamente cerchiamo di girarlo, non vorremmo buttarcelo di certo addosso, no? Guarda, oh, non posso essere così deficiente. Mazza le manovre, oh, manco... Manco... No, no, che cazzo, sì, ma allora lo devo girare o... E niente, vabbè, ho capito, va. Me lo butterò addosso. Ok, lo spingo da qua, allora forse è meglio, guardate. Non so perché devo fare questa cosa, ma... Oh, cazzo. A qualcosa sarà pur servito. Ah, ecco perché. Ah, adesso è chiaro perché. Allora, lì c'è una TV, però noi possiamo andare di qua. Opla. Noi possiamo andare di qua. Allora, qua sopra non ci arrivo. Questo è chiarissimo. Forse devo entrare qua prima. Vediamo un attimo cosa c'è. Niente incontri orripilanti, grazie. Ok, qua possiamo salire. Sì! Ammazza. Certi starnuti, ragazzi. Ok, oh, allora qua. Ecco. Spegniamo la luce. Però è a tempo, chiaramente. Io suppongo proprio che sarà a tempo, no? Aspettiamo qualche secondo, vediamo se la cosa sia vera. Allora, se torna la luce adesso, vi giuro che mi incazzo. Dopo che ho aspettato tanto,
Non vorrei di certo che la luce tornasse adesso. Per cui, dove mi aggrappo? Dove mi aggrappo? Dove mi aggrappo? Dove mi aggrappo? Ah no! No, 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 no. Mi sa proprio che devo spostare questo. Ma poi da qua a là? No, 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 non posso spostare questo. Qua qualquadra non cosa, ragazzi. Qualquadra non cosa, decisamente. A few moments later. Ah, possiamo spingerlo? Ah, si muove. Beh, ha molta fatica. Cioè, ci metterò una vita per spostarlo, praticamente. Ma poi, no, ma poi, allora, se riattivo la corrente, cioè, da qua a là, come... Poi da qua a là, come ci arrivo? Aspettate, raga, devo fare prima un tentativo, perché non vorrei... spostare il tutto poi per niente. Fatemi vedere se da qua poi posso saltare di là facilmente senza bisogno del carrello. Fatemi vedere allora. Ok, io poi da qua riattivo la corrente. Ep! Ok, ecco. Col cazzo proprio. Col cazzo proprio. Op! Ah, ok, allora sì. Allora sì, solo devo fare un po' di forza. Allora, dove lo metto il carrello? Poi da poi qua mi sarà utile. Qua in mezzo. Facciamo una prova, ragazzi, prima veramente di andare ad attivare la corrente e tutto il resto appresso. Allora, op, io salto qua e poi opla. Ah, ci arriva, perfetto. Con un pochettino di sforzetto, ma ci arriva. Allora io lo sposto giusto un pochettino più in qua, ecco, forse troppo. Così, ecco. Ok, oh, perfetto. Allora, abbiamo trovato pure la soluzione a questo problema. Andiamo a riattivare la corrente e vediamo di arrivare dall'altra parte. Eccoci qua. Oh, mo' di corrente ne abbiamo. Opla. Di qua ci siamo arrivati. Di qua ci siamo saltati. Forza, eh. Op. Non fallire adesso, Gino, perché te le do di santa ragione. Ok, oh, perfetto, ragazzi, ce l'abbiamo. Entriamo. Up. Mazza, ma poi tra l'altro qua, ragazzi, sempre un grosso dubbio. Cioè, nel senso, dove esco? Dove vado? Dove vado a finire? Cioè, non si sa mai dove si va a finire. Oh. Quelle persone dietro quella staccionata, ragazzi, non stanno guardando la TV, è chiaro, vero? Per cui dobbiamo correre, come se non ci fosse un domani, e fare questo. Ok. Io pensavo che avrebbero sfondato la staccionata, ragazzi. Forse dobbiamo fare prima questo. Venite, venite signori, venite. Mi piace la TV, eh. Una cosa bellissima la TV, vero? Forse, ragazzi, magari era quello che uno si aspettava avrebbero fatto. Ecco. Adesso lo fanno davvero, cazzo. Gino. Oh cazzo. Oh no, merda. Oh, non si è mai rotta la TV fino ad ora. Non si è mai rotta la TV, ragazzi. Perché oggi si è rotta la TV? Perché adesso si è rotta la TV? Cazzo, no, 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 no. Oddio. Oddio, muovite. Oh, cavolo. Ragazzi, guardate che bella la TV, eh. Oh, porca miseria, porca miseria. Ma perché mi stanno a seguire? Non mi piace più la TV. Oddio. Perché mo si è spaccata? Non si è mai spaccata la TV quando siamo usciti. Oh, Gesù, Giuseppe e pure Maria. Vabbè, ma quelli non potevano stare infatti là dietro così senza che succedesse niente. Sarebbe stato troppo bello per essere vero. Vero, ragazzi? Chiunque ci sia, verissimo. Six! Gina! Gina! Vieni! Te tiro fuori! Aiuto! Mi vuole prendere!
Oh cazzo, accetta! Accetta, veloce, veloce! 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 Gino! Gino! C'è lo Slender! Corri, cazzo! C'è lo Slender che ci insegue! Sembra troppo lo Slender! Ma che vuole questo? Oh, ma che cosa vuoi? Ma c'ha le braccia lunghe, ci prenderà. Ma chi è questo? Che vuole? Oh! Oh oh! Oddio, è qua! È qua sopra! Ok. Dobbiamo vedere di non farci perdere. Oh, porca! Oh, che ansia, porca miseria. Ci lasci in pace, signore. Però ha preso Six. Ha preso Gina. Sto bastardo maledetto. Ok, allora, già quando ci stanno i corridoi così ha, così. Oh, non sapevo che mi stesse ancora inseguendo. Oh, 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 oh! Si teletrasporta! Si teletrasporta, bastardo! Si teletrasporta, Gino! Muoviti, cazzo! Ma, Gino, sei rincoglionito, porca vacca! No, me prenderà, raga. Ho perso troppo tempo. Dio santo. Vi giuro che non immaginavo mi stesse ancora, ancora seguendo, cazzo. Porca miseria, che ansia, raga. Poi a maggior ragione io odio quando ci stanno le cose che mi inseguono. Una cosa che odio, non capisco perché. Gino! Gino si è così rimbambito, ragazzi. Sinceramente non ve lo so dire perché. Oh, cazzo, si scivola. Salta, Gino! Mi insegui pure qua fuori, pezzo di merda. Perché non vieni? Forza e coraggio, mi insegua, stronzo. Mo me lo ritrovo dentro al treno, raga. Mi pia malissimo se me lo ritrovo dentro al treno, eh. Ma proprio a male. Op! Ecco qua. Non volevo offenderla assolutamente. A quanto capisco è peggio del signore Dio Padre. Lei è onnipresente. È dovunque, è peggio del prezzemolo. È peggio del prezzemolo lei, mi rendo conto. Io non volevo offenderla, io anzi la stimo. La stimo davvero profondamente, signore. Perché non prende sul serio le mie parole? Non capisco. Non capisco perché non mi prende sul serio. E che cavolo. Come passano le mezz'ore, ragazzi. Come se non ci fosse un domani. Stia buono, signore. Le sto dicendo di stare buono. Corrigino, cazzo! Corrigino, cazzo! Ma come faccio? Come faccio? Ho perso tempo! Dov'è che ho perso tempo? Che lui mi rallenta, ragazzi, tra l'altro. C'è tutta st'aria bazzata, diciamo così, che mi rallenta. Cazzo, che ansia però. Che ansia però. Ma perché mi deve inseguire, cazzo? Muovite. Ciao. Ciao, merda. Che fai adesso? Non mi insegui, stronzo. Oh, cavolo. Ma il treno. Che bot che v'ho preso. Aio. Qua un colpo di frusta, regà, non indifferente. Six, la sua ombra. Povero Gino, ragazzi. Ma che fa? Mi sta guidando. Dove mi porti però?
povero Gino, mamma mia che botta veramente, regà. Aspetta, Six! Che è una scala verso il paradiso? Mi stai dicendo per caso che sono morta? Magari? Ok. Saliamo. E salirò, 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 salirò su per questa scaletta. E salirò, salirò fino a quando vedrò che Essex mi ha portato di fuori. Salirò, salirò, ci siamo. Oh oh. Sta torre, ce l'hanno con sta torre, ragazzi. Ce l'hanno questa torre, qua siamo proprio in mezzo alla città. Che fai, Gino? Perché? Perché arrenderti adesso? Ma devo farci io qualcosa? Pensavo fosse un filmato. Cioè, regà, battaglia all'ultimo sangue, Gino vs Slenderman. Cioè, qua roba seria, regà. Roba seria, c'è Gino che usa il potere della forza. Forza, Gino! Batterò. Cazzo, che devo fare? Prima ha funzionato solo la levetta. Che devo fare? Oh cavolo. La cosa si fa interessante, ragazzi. Attenzione. Qua boss fight. Ma chi è dei due del boss allora? Attenzione. Chi dei due è il boss? Che figata. Toh, pezzo di merda. Oh. Che devo premere? Che devo premere? Che devo premere? Ah, devo trovare tipo. Ah, lo devo sintonizzare. Tipo come se fosse una rotellina della radio. Ah, ok, qua vecchia maniera. Devo segnare. Devo trovare il segnale. Giusto, tipo Radio Maria, no? Su frequenza tot AM, eccetera, eccetera. Ok, chiaro, chiaro. Ok. Bene, bene, bene. L'importante è capirlo. L'importante è arrivarci, ecco. Ce la farò, ce la farò. Ce la farò. Boom, fighi e bottana. Minchia, continuerà a alzarsi la merda, minchia, si fa sempre un po' più complicato. Figlio di una grandissima. Oh, ma ce la facciamo? Non ti rialzi, pezzo di merda. È troppo il mio potere per te? Thank you.
Ma che cazzo? Scusate il silenzio, ragazzi, ma sono... Sono veramente stupita. Cioè, allora, a parte che... Cioè, perché Gino ha scoperto di avere questo potere adesso? Si è teletrasportato, ragazzi, se non sbaglio, lì. In questa benedetta torre. Questo è il percorso, questo è il corridoio, quello che vedevamo. No, vabbè, raga. Che spettacolo, porca miseria. Cioè, i colori, raga, sono qualcosa di... di meraviglioso. Mi dicevo che strada devo prendere, cioè, perché... Vai verso la luce rosa, tipo unicorno, o zucchero filato, forse, più il colore. Comunque, wow. Veramente wow, ragazzi. L'ho vista l'ombra. Ehi, ma c'è Gina qua. È qua che è Gina. Ah, è la mia ombra. Ma che cazzo. Vengo più in qua. Non c'è un cavolo però. Ma che cazzo. E se io provassi a chiudere una porta, posso? Non posso chiuderla? Qual quadra non cosa, raga, non posso essermi bloccata qui, ci deve essere qualcosa che posso fare. One eternity later. Io temo non c'entri niente, raga, sta cosa del chiudere la porta, perché passa troppo poco tempo, cioè dal... Proviamo a ritornare di nuovo, boh, che ne so. Io continuo ad andare fin quando non succede qualcosa a sto punto, ragazzi, perché non è possibile. Cioè, non è possibile che non succeda niente. È assurdo, ragazzi. Perché? No, di nuovo qua no. Ma perché alla fine sì? Perché alla fine è uscito da un'altra parte? Non capisco. Dov'è il collegamento? Allora, sta porta non serve a un cavolo. Mi fa tornare indietro. Andiamo in questa. Ok, allora bisogna seguire la musica. Ok, qua infatti suona. Infatti qua suona la musica. Ok. Ma... abbastanza... Boh, non lo so, raga. Lì mi ha lasciato un attimino interdetta con sta cosa, però... Sti cavoli. Ok. Ok, di qua. Oddio, non di nuovo. Qua la porta si apre. Ok, non è più qua la musica, infatti. Vi giuro, ragazzi, che non seguo tanto il ragionamento, eh. Mi giuro che non riesco a stargli appresso. Cioè, sta cosa. Devo seguire la musica, ok? Ed è qui che la musica suona, perlomeno non adesso.
Ok, vabbè, devo costantemente sempre seguire la musica, anche riuscendo nella stessa stanza. Ok, ok, ok. Cerco di tenerlo a mente perché sennò... Oh, cavolo. Mi volete rendere il tutto più difficile, eh? Pezzi di merda. Allora sono stupida. Allora sono stupida, meno male mi ha fatto rinascere qua. Non ho visto il buco. Ok, qua c'è musica. Qua no. Qua no. E qua nemmeno. E allora? One eternity later. Usa L per spingere gli oggetti. Perché cosa me lo dice adesso? Perché dirmelo adesso? Ah, ecco perché. Ok, perché sennò entrando nelle porte sbagliate si ricomincia sempre da capo. Ok, ecco perché. Adesso la musica infatti è qua. Ok. Ok, non è in nessuna di queste. Per cui deve essere per forza in una di queste. Esatto. Ok. Adesso sì, adesso ha un senso. Sì, ok. Ok, ok. Tutto acquista più senso. Tutto acquista più senso. Ovviamente quando una cosa non viene ben spiegata, ben chiarita, il dubbio rimane. Ok, io quella tosse l'ho sentita. Cos'è questo rumore? E qui? Ehi? È da qui che viene la musica, eccola. Ma che cazzo... Non avevo intenzione di rubartelo. Oddio. Io ma veramente mi voglio avvicinare a questo. Eh? Me lo dai? Io non mi avvicinerei mai a sto coso. Che faccio? Ah. Oh cavolo. Ma io voglio veramente che sto coso mi segua? Non sappiamo manco cos'è. E perché è così? Perché? Oh cazzo, glielo devo rompere? Ma siamo impazziti? Perché vogliamo fare questo? Perché? Perché farci del male? Perché farci del male? Ci avrei giurato io. È incazzata nera adesso, vero? Ci avrei giurato. Oh, scappa. Che sta succedendo? È incazzata nera. Lo so, c'hai ragione, tesoro mio. Non so perché i produttori e gli sceneggiatori hanno voluto che accadesse questo. Non lo so. Te lo giuro che non lo so. Non lo so. Ecco. Ok, riuscire da lì mi ha lasciato abbastanza spaesata. Stia buona signora. Stia buona, vedrà che si risolverà tutto. Sì, sì. Op. Ok, minchia come corre la stronza. Oddio, porca miseria. Mannaggia bubba, me lasci in pace. Oddio, mi devo nascondere. Bella, tra l'altro, raga, con quelle braccia tutte smongolate. Oh cazzo, mi troverà. Sfondala, eh. Ma perché Six è così? Perché è diventata così? E Six c'ha l'impermeabilino giallo, è in fissa col carry-on. E lei, perché è diventata così? Non capisco. Yeah.
aspetta. Ok, io direi di non fare tanto rumore, però ovviamente è fuori questione, no? Oh cazzo. Allora, vista la posizione in cui sei, mi sembra chiaro che è una boss fight questa, tesoro. Mi sembra chiarissimo. Probabilmente l'ultima. Oh cavolo. Ma che cosa devo fare? Ah, forse gli devo colpire il carion con questa. Vero? È quello che devo fare? Ecco. Probabilmente sì, è quello che devo fare, ma... come lo faccio senza farmi ammazzare? Oh cavolo. Ci metterò un po' di sicuro a capire come fare, ragazzi. Ma ripeto, è chiarissimo che questa è una boss fight. Allora, no, quindi io non faccio in tempo umanamente ad arrivare lì con l'accetta quando lei sposta le mani e colpirlo. Manco una prima volta. Allora, se provassi a lasciare qua l'affare... Allora, aspettate. Prima noi siamo riusciti a spostarla chiamandola. Ah, ecco, ecco, ecco. Aia, tu sorella, troia di merda. Minchia, mi ha tirato una gomitata, porco zio. Ok, è chiaro, è chiaro, è chiaro. Prima infatti noi siamo riusciti a chiamarli. Ora lascerei il più vicino possibile. Però la chiamerei il più vicino possibile qua. Ok. Veloce! Ok. È finita? Già? Con un colpo? Ma che cazzo? Pensavo fosse una boss fight. Ed essendo tale che durasse un po' di più. Ah, ecco. Infatti. Mi sarebbe piaciuto se fosse durata così poco. Oh, senti. Oh, oh, senti, te devi fare una curetta de qualcosa, tesoro, perché sei troppo nervosetta, per i miei gusti, cazzo. Sei un po' nervosettina per i miei gusti, non mi piace sta roba, io così te lo dico. Ok, è più aggressiva di prima, mi pare giusto. Mi pare giusto. Ok, intanto devo portare questa fin lì. Questa, ecco, se rimango bloccata poi è il top proprio. Allora, facciamo una cosa. Cerchiamo di avvicinarla il più possibile. Molla sta cazzo. Ma perché non la molla? Se io non tengo più premuto R2, perché non la molla sta cazzo di accetta? Fatemi fare una prova. Non la molla, raga. Non capisco perché. Cioè, la molla quando dice lui. Ma siamo seri? Vedete? Quando è lì si bugga sulla salita e rimane con l'accetta in mano. Ma questa è una grandissima troiata. Oh cazzo. Oh, non si è fatto imbrogliare. Troietta di merda. Troia di merda. Ok, allora. È chiaro cosa devo fare.
spostarmi di nuovo di qua, riavviare la registrazione e fare questo, credo. Porca vacca. È difficile, ragazzi, eh. È difficile. Forse mi devo portare l'accetta appresso. Mi devo portare l'accetta appresso, posso? Oh, porca miseria. È venuta dall'altra parte e mi sono spostata all'ultimo. Non so se posso portarmi l'accetta attraverso i passaggi. Devo provare. Ok. Era più semplice di quanto sembrasse. Solo che a volte, ragazzi, bisogna veramente un attimino pensare bene a cosa si deve fare. Quante altre fasi ci saranno? Ecco qua, pure. Se scollega pure, siamo proprio a posto. Quante altre fasi ci saranno, signore e signori? Almeno un'altra di sicuro. Almeno un'altra di sicuro. Infatti qua ci ridanno l'accetta. Quindi devo tenere a mente il fatto. Allora, lì c'è una. Lì c'è l'accetta, ragazzi. Perché mettermela lì? No, dai. Mo passa pure le sue manone schifose attraverso i portali. Allora, sono stupida. Mi stava a seguire là. Devo studiarmela bene. Cazzo, no, ero in tempo, me la sono giocata poco da me. Corri, corri, scappa, c'è il Nemesis. Ok, dai. Però è avvincente sta cosa, ragazzi. Veramente avvincente. Ci siamo, è la fine. Ok, all'ultimo sangue. Proprio all'ultimo sangue. Sono io che lo sto guidando, ragazzi, eh. Oh. Sei stanca, che c'hai? Sei distrutta. All'ultimo sangue proprio. Ti ferisco le mani. Proprio all'ultimo sangue, a quanto capisco. Devo vedere che cosa fa se la chiamo a sto punto delle cose. Ah, le fa male. Ti fa male, troietta. Ah. Top. Siamo alla fine. Ultimo colpo. Ammappete. Six. Gina. Ciao Gina. Oh cavolo. Sta crollando tutto. Cazzo, ma che è sto schifo? Ma che cazzo è? No, troppo lento. Ma che cos'è? Ma che schifo. È stata troppo lenta. Fin troppo lenta. Ok,
Ok, però Gino, datte una mossa, te prego. Minchia che lentume, cazzo. Cioè, te sta insegui una cosa blobosa, gigante, e tu cincischi. Non cincischi, signor Gino. Ma questa è una bastardata, dai. Questa è proprio una bastardata. Uno pensa di dover saltare dove salta Gina, e invece te freghi. Mamma mia, no, ma veramente non sto capendo cosa cazzo è sto coso. Cioè, cos'è questa presenza blobosa, schifosa? Cos'è? Oddio, corri. Oddio. Oddio, muovite. Oddio, muoviti, cazzo. Ma Gino, muovite. No, Six! Tirami su! Ragazzi, io sono sconvolta. Sconvolta! Sta bambina era un demonio già da prima. Allora era proprio stronza lei prima. Non ci sto a credere. Veramente, raga, non ci sto a credere. Immagino, non c'è tipo i superpoteri. Infatti si è teletrasportato.
Era lui! Lo Slender era lui da grande! E c'è stato un intreccio tipo temporale, what the fuck? Ecco perché voleva Six. Cioè, oddio ragazzi, allora, poi sapete benissimo che questi giochi vanno tantissimo interpretazione. Cioè, era lui da grande, lo Slenderman. Corroso nel corso degli anni dal rancore nei confronti di Six, che l'aveva lasciato lì praticamente a morire. È per questo che poi l'aveva catturata, per vendicarsi di lei. Almeno credo, cioè almeno credo che significhi questo. E ripeto ragazzi, sti giochi vanno estremamente a interpretazione personale, quindi io lo interpreto così. Quindi sto Slenderman era lui da grande, e poi non so come, però c'è stato questo intreccio temporale in cui lui voleva fermare il sé bambino, fermarlo dal salvare Six, probabilmente perché sapeva già cosa sarebbe successo dopo, cioè che Six l'avrebbe lasciato cadere per lasciarlo a morire. Cioè, quindi non voleva permetterle assolutamente, permettere a se stesso di salvarla di nuovo. Cioè non capisco. Ma poi a sto punto ragazzi, cosa c'entra però, cioè il mondo, cioè tipo degli altri personaggi, quelli orridi, cosa c'entrano le TV che imbambolavano gli altri esseri? Cioè qua veramente ci starebbe da fare un lavoro di interpretazione non indifferente, ragazzi. Non indifferente. È stato bellissimo. È vero ragazzi, ci ho messo un'eternità a finirlo, mi rendo conto, è passato tanto tempo da quando è uscito, ma nonostante sia passato così tanto tempo tra un episodio e l'altro, comunque non posso ragazzi che confermare il fatto che credessi ovviamente che questo gioco sarebbe stato molto bello. Secondo me anche un pelino superiore rispetto al primo. È magnifico ragazzi, allora, sia da un punto di vista narrativo, per quanto ovviamente comunque non ci venga narrato effettivamente niente, sia da un punto di vista ragazzi di inquietudine, angoscia e aspetto orrido ovviamente, perché lo sappiamo ragazzi, ci sono stati momenti in cui ho vissuto puro panico, puro terrore. Questo significa che il gioco è stato pensato e fatto veramente veramente bene. Certi momenti in cui appunto ragazzi veramente ti trasmette l'angoscia più assoluta e tu comunque sei impotente fondamentalmente, cioè ci puoi fare poco e niente. Quindi veramente ragazzi, sto gioco è stato fatto divinamente. Da un punto di vista grafico è bellissimo, veramente bellissimo. Cioè davvero poco da dire. E che dire ragazzi, veramente, del comparto sonoro, che credo sia veramente un altro dei punti forti di questo gioco. Io mi sento ragazzi veramente di dargli 9, per, come sempre, per non dargli 10 e per non dare diciamo il voto massimo, così che magari qualcuno mi dice che li do così totalmente a caso i voti, ma a me personalmente è piaciuto da impazzire ragazzi, veramente da impazzire. Sicuramente me lo rigiocherò per potermelo godere veramente appieno, senza troppe interruzioni. Probabilmente lo rigiocherò sul sito Viola quando sarà possibile. E quindi veramente senza parole ragazzi, c'è poco da dire. Il gioco è rigiocabile, sì, comunque ci hanno inserito anche dei collezionabili, che ovviamente io me so persa, perché ci stanno le ombre, ci stanno i cappelli ragazzi da trovare. Io ne ho trovati veramente pochissimi. Questo vi fa capire quanto poco io abbia fatto attenzione comunque all'ambiente che mi circondava, e quanto, e vi fa capire quanto invece sia stato fatto bene allora, per far sì che uno magari non se ne accorga.
Quindi è rigiocabile, assolutamente sì. Tra l'altro ha maggior ragione per rigodersi comunque questa storia che effettivamente non ci viene spiegata e alla quale dobbiamo cercare noi di dare una qualche spiegazione. Io ovviamente, ragazzi, aspetto i vostri pareri, le vostre opinioni in commento, le vostre interpretazioni soprattutto, perché veramente ho bisogno, ragazzi, che qualcuno mi confermi o smentisca quello che ho pensato io e che mi dia, a maggior ragione, anche qualche altra spiegazione che invece a me, tra l'altro, non è affatto venuta in mente. Per cui io direi intanto, ragazzi, di aspettare la fine dei titoli di coda perché non si sa mai cosa possono metterci. Ok, ragazzi, ci siamo alla fine dei titoli di coda e sono durati un po', devo dire. E niente, ho aspettato per niente perché non c'era alcuna scena nascosta alla fine. Per cui ragazzi, come vi ho detto poc'anzi, aspetto ovviamente i vostri pareri, le vostre opinioni, le idee che vi siete fatti in commento. Questo video e questa serie terminano qui. Grazie a tutti, un bacione. Gli obdosh a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!